Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi ci troviamo qui per dare il via a una nuova rubrica, ovvero il Top of the League. Cosa andremo a fare in questi video che ci terranno compagnia per un paio di settimane? Andremo ad analizzare quelli che sono per me attualmente i migliori 11 giocatori per campionato e in più vi andrò anche a dare quello che secondo me è il modulo migliore per schierarli in campo con annesse tattiche e istruzioni qualora questi non siano presenti già sul canale YouTube e in più andremo a vedere anche quelle che sono le migliori alternative ruolo per ruolo qualora ce ne fossero se qualcuno di questi giocatori che io vi presento ovviamente magari l'avete testato e non vi è piaciuto. Inoltre oggi partiamo dalla Serie A che come al solito è il campionato che seguiamo più di tutti, è campionato che quest'anno su Foot presenta una quantità di giocatori qualità-prezzo veramente incredibili e in più ci permette anche di poter sfruttare dei triangoli e andarli a inserire magari in squadre ibride. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, immergiamoci in questa Serie A. E a difendere i pali della nostra Serie A dei migliori abbiamo Wojciech Szczęsny, portiere della Juve, nella sua versione IF, per cui 88, stiamo parlando di un portiere di 1,95 m, per cui un portiere molto ingombrante all'interno della porta che permette sia di essere viabile tra i pali ma anche in uscita, molto reattivo anche su quelli che sono i tiri da fuori, molto reattivo anche quando lo andate a spostare con l'R3, un giocatore che quando me lo sono ritrovato contro e sicuramente sarà capitato anche a voi, veramente mi è parso una saracinesca e quando lo sono andato a schierare anche magari in un draft non avendo io una Serie A mi ha dato veramente tanta sicurezza lì tra i pali, sapevo che Szczęsny poteva salvarmi anche magari su tiri che sembravano già destinati a entrare comparate con i piedi eccetera eccetera, quindi secondo me lui è il migliore in assoluto in Serie A anche vista poi quella che è la carenza effettiva di altri portieri perché c'è Handanovic nella versione oro ma non mi è parso niente di che, Donnarumma è andato all'estero, altri portieri poi di overall altissimo neanche ci sono, quindi secondo me lui è il migliore proprio a mani basse e credo che su questo non ci sia troppo da discutere, però come al solito sono molto curioso ragazzi di sentire la vostra nei commenti, quindi sbizzarritevi. Come terzino destro troviamo un compagno di Szczęsny alla Juve, ovvero Juan Cuadrado. Qui mi ci sono un attimo scervellato perché comunque c'è una buona alternativa a Cuadrado, c'è Dumfries, c'è Male, insomma ci sono tutta una serie di giocatori che possono effettivamente fare da sostituto a questo giocatore. Però cosa ha Cuadrado che non hanno gli altri due? Rispetto a Dumfries ha molta più velocità. E è vero che ha meno fisicità, però un terzino deve essere veloce, perché deve essere abile nello sfruttare le ripartenze, ma deve essere poi abile anche a correre indietro quando c'è da difendere. E Dumfries, onestamente, non mi dà questa sicurezza. Per quanto riguarda invece Mele, quel giocatore lì è vero sì che è rapido come Cuadrado, è vero sì che c'ha anche dell'attributo difensivo non male, anche se meno di Cuadrado perché ha 74, però in quel caso lì Mele c'ha un body type particolare, non mi piace tanto come porta il pallone e non c'ha quindi quel quid in più che Cuadrado ti dà quando c'è da impostare la manovra, per cui con Cuadrado parliamo di un giocatore che ha la sua versione oro base da quando è uscito il gioco, 5 di skill e 3 di piede debole, quindi vi dà anche quella frizzantezza quando dovete ripartire se volete fare una giocata particolare, è velocissimo, ha un buon passaggio corto, è agilissimo, un ottimo dribbling, ha anche 75 di lettura difensiva, per cui parliamo di un giocatore che bene o male la posizione dietro la tiene, non statevi a preoccupare per l'alto normale di work rates perché lo andate tranquillamente a limitare mettendo resta dietro in attacco, e ha 78 di resistenza che sembra poco, mi assicuro che non lo patite più di tanto, e comunque non dimenticatevi che state utilizzando una carta che è oro praticamente a dicembre, quasi gennaio, periodo Toti. Passiamo invece ai difensori centrali e il primo difensore centrale, e magari qualcuno di voi non l'avrà sbloccato, è Koulibaly Potm. E credo sia l'unica SBC che io ho inserito in questa squadra perché parliamo veramente di un giocatore spaziale, come vi ho già detto più volte, di 1,87 m, rendimento normale alto, stelle, skill e piede debole ci importano poco, però abbiamo un giocatore che ha 89 di velocità scatto ed è vero che ha 76 di accelerazione, ma non è neanche così poca rispetto a tante altre carte che ce l'hanno veramente super fake la velocità, prendete per esempio il Van Dijk IF che è uscito, che ha tipo 88 di velocità scatto e 64 di accelerazione, una cosa del genere, lì parliamo veramente di problemi grossi per carte del genere. Statistiche difensive che sono veramente allucinanti, 87 di intercetto, 92 di lettura, con 90 di contrasto, 96 di forza, 85 di aggressività per 1,87 m, ripeto, lo rendono veramente un giocatore insuperabile e che si attacca ottimamente agli uomini quando c'è da recuperare il pallone. A fare coppia con Koulibaly
andiamo a trovare Ivan Ramiro Cordova, un giocatore che io utilizzo titolare nella mia squadra e che amo alla follia. Per quale motivo? È un giocatore che è sì piccolino, quindi magari voi potete dire: cavolo, ma questo come fa? Raga, questo fa assolutamente, perché ha 89 di aggressività, 84 di forza, è agilissimo con l'L2, è stra preciso negli interventi, 90 di contrasto in piedi, 88 di lettura difensiva, 91 di intercettazione, 94 di elevazione, quindi anche di testa questo Cordoba le prende. L'unico disclaimer che devo fare su questo Cordoba è che è un difensore comunque che ha uno stile di difesa abbastanza manuale, per cui se siete abituati ad avere dei difensori un po' più automatici, magari questo Cordoba dovete prima capirlo e poi lo inizierete ad apprezzare, altrimenti non è il difensore dei vostri sogni. Ma io vi assicuro che questo non solo è uno dei migliori difensori centrali in Serie A, ma è probabilmente attualmente uno dei migliori difensori centrali del gioco, assieme a quel Militao Adidas, insieme a Marquinhos e insieme a pochi altri. A chiudere il reparto difensivo, come terzino sinistro abbiamo Theo If, quello che secondo me è attualmente il terzino sinistro più forte del gioco, perché abbina non solo ad un'immensa rapidità, anche una grandissima fisicità che in fase difensiva si fa sentire alla grande. È preciso negli interventi, quel 84 di aggressività sembra molto di più, l'81 di forza unito al body type è veramente fondamentale, 92 di resistenza, c'è anche 80 di intercettazione, 76 di lettura difensiva, passaggio corto accettabile, lungo un po' meno, però parliamo di un giocatore che è veramente molto molto valido, che fa benissimo entrambe le fasi. Magari rispetto ad un Mendy, perché spesso vengono paragonati, porta peggio il pallone, però qui per una Serie A stiamo sicuramente parlando del top che possiamo andare a prendere. Passiamo invece a quello che è il reparto di centrocampo, e il primo giocatore sull'esterno a destra che andiamo ad utilizzare è Federico Chiesa nella sua versione Team of the Group Stage appena rilasciato. Una carta veramente incredibile, alto normale di work rate 4-4, super veloce, si speed boosta come che, 92 di potenza tiro, 85 di finalizzazione, quindi anche pericoloso quando c'è da finalizzare, 84 di passaggio corto e 78 di passaggio lungo, agilissimo che non ve lo dico proprio, 94 di agilità, 91 di resistenza. Parliamo veramente di una carta che può fare quello che vuole, lo potete utilizzare anche magari da seconda punta se lo volete spostare a partita in corso, lo potete provare a mettere anche da COC anche se magari il passaggio lungo non è proprio dei migliori, però questa è veramente una carta totale che si mette in tasca tutti gli altri esterni a destra usciti fino ad ora in Serie A a mani bassissime. Passando invece a quello che è il reparto centrale del centrocampo, il primo giocatore che troviamo è Arturito Vidal, che ha preso il primo upgrade in attesa di ricevere il secondo, quindi quel 77 di velocità potrebbe avvicinarsi sempre più a un 80, e sapete bene che poi con un'ombra, insomma, le cose iniziano a farsi molto interessanti. Un giocatore che è veramente allucinante, 98 di aggressività, 85 forza, 84 lettura difensiva, 86 di intercetto, 86 di agilità, per cui anche con l'L2 scivola bene. Passaggi che non vi dico proprio, molto molto validi, potenza tiro 88, finalizzazione 79, quindi magari potete provare anche qualche castagna da fuori quando arriva la palla su Vidal giusta. Veramente clamorosa questa carta di Arturito, e va a fare compagnia a un'altra carta che per me è clamorosa, che è quella di Frank Essie, che sapete bene si completa alla perfezione con Vidal, perché magari Vidal è ancora più difensivo e ancora più mastino rispetto a Essie, ma anche lui alto alto, quindi possono fare bene anche entrambe le fasi dando un supporto alla manovra offensiva. Parliamo di un giocatore qua che anche io uso tuttora titolare nella mia squadra, veramente fenomenale, imposta benissimo, recupera palla, automatico, si mette sulle linee di passaggio, veramente che sì, per quello che costa non so come i giocatori attualmente di FIFA non lo vadano a preferire a chiunque altro in mezzo al campo. A chiudere il reparto di centrocampo, Kulusevski esterno a sinistra, perché spostato a 7 d'intesa, secondo me Kulusevski rende meglio di tutti gli altri esterni sinistri presenti. Mi dite magari sì, è Insigne tutto quanto, ma Insigne era una sfida, magari non l'avete sbloccato, e in più questo Kulusevski si speed boosta veramente benissimo piazzato a sinistra sul suo piede, perché 4-4, è velocissimo, è discretamente agile anche se il body type un po' lo penalizza, c'ha dei buoni passaggi, ha 91 di resistenza, quindi c'ha tutte le carte in regola per essere un ottimo esterno. Per quanto riguarda il reparto offensivo, invece giochiamo con due punte, e il primo giocatore che andiamo a prendere è Joaquin Correa nella sua versione One to Watch. Anche qua un giocatore incredibile dopo gli upgrade, è un 4-4, veloce, un buon tiro per la carta che ha, degli ottimi passaggi, è molto agile, ha 84 di resistenza, ha anche un'ottima reattività, controllo palla, dribbling, insomma un giocatore che vi può dare una mano a destreggiarsi all'interno dell'area di rigore
per poter trovare gli spazi, ma puoi anche essere lanciato in profondità con dei filtranti, quindi ottima carta questa di Correa, che probabilmente è tanto sottovalutata, però in una Serie A spicca, secondo me, attualmente sulla carenza totale di attaccanti che c'è. A concludere invece il reparto offensivo e la squadra, un'altra carta Heroes, ovvero quella di Totò Di Natale, che insomma non ha bisogno di presentazioni, lo conoscerete benissimo, è vero che costa quello che costa, però se avete una Serie A difficilmente troverete di meglio, perché un 4-4 è molto rapido, ha un ottimo tiro e finalizzazione, agile, dribbling, insomma ha tutto quello che gli serve. Quindi per quanto riguarda l'11 titolare, ragazzi, questo è tutto, lo schieriamo con un 4-4-2, come potete vedere le tattiche sono quelle che trovate su YouTube. Per quanto riguarda le alternative principali che io vi sono andato a mettere qui sotto, ho utilizzato Tomori, qualora volete andarla a utilizzare al posto di Koulibaly che magari non l'avete sbloccato, facendo Córdoba-Tomori come coppia. E poi vi sono andato a selezionare Chiellini e Skriniar, che però in realtà sono complementari. Io preferisco Skriniar a Chiellini per il semplice fatto che il prezzo è similare, ma Skriniar è una carta che magari, se voi volete andare a rivendere perché esce una carta migliore o banalmente volete cambiare squadra, potete farlo. Sto Chiellini invece magari lo sbloccate e vi rimane un po' sul groppone qualora volete andare a fare delle modifiche alla squadra, perché ovviamente è una carta che vi rimane lì. A centrocampo come alternative abbiamo Tonali e Barella, che sì, e Vidal, che però sono per me ormai di gran lunga superiori, nonostante queste carte di Tonali e Barella rimangono comunque molto molto valide. E onestamente, per quanto riguarda il reparto offensivo, non ho trovato queste grandi alternative. Magari qualcuno mi potrà dire Osimhen, però Osimhen lo trovo molto meno agile rispetto ai due attaccanti precedentemente selezionati, per cui se lo volete magari provare a utilizzare, provate, perché tanto è gratuito, fate gli obiettivi e lo sbloccate. Però secondo me quell'Osimhen ha qualcosina in meno rispetto a Di Natale e Correa, che sono di gran lunga superiori. Quindi ragazzacci, per questo video è tutto, fatemi sapere voi che ne pensate, soprattutto fatemi sapere che ne pensate di questo format, se vi può far piacere vederlo anche per gli altri campionati. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, in descrizione trovate tutti i vari partners e il link per le live giornaliere sulla piattaforma Viola. Un saluto da Riberoschi e ciao!